E avvio il webinar. Ok, allora, adesso il webinar è live, buon pomeriggio a tutti, aspettiamo magari qualche minuto per fare in modo che si possano collegare i colleghi, siamo tanti. Magari giusto un minuto, così poi iniziamo. Scusate se tengo d'occhio, diciamo, a destra dello schermo, ma controllo la... Allora, altri qualche secondo e poi magari possiamo iniziare. Allora, io vedo che la maggior parte delle, diciamo, so il numero dei partecipanti, quindi la maggior parte è connessa, quindi io direi che anche per mantenere, diciamo, l'orario prefissato, direi che possiamo iniziare. Io do il benvenuto a tutti e ringrazio i nostri relatori per la partecipazione, poi presenterò uno ad uno ovviamente, e ringrazio i partecipanti perché ovviamente siamo tanti. Il numero è alto e mi rendo conto che è un giorno lavorativo, ancorché è venerdì, è un giorno lavorativo, siamo appunto verso la fine della settimana, ma è un giorno, diciamo, pienamente lavorativo e quindi partecipare al webinar è segno di grande interesse e quindi li ringrazio. Io darei subito la parola mi permetto di dire al padrone di casa, perché il console generale, il dottor Villani, è stato console generale ovviamente a Londra, è stato sempre disponibile e vicino agli avvocati, alla comunità, la numerosa comunità degli avvocati italiani qui in Inghilterra, e ci ha dato supporto e ospitalità, nel vero senso della parola, mettendo a disposizione i locali del Consolato Generale per i nostri incontri. Ormai siamo già al quarto, questo è il quinto o il sesto, credo, di incontri dedicati a temi che riguardano appunto la professione legale all'estero, e quindi anche se non siamo in consolato, per me il padrone di casa è comunque rimane il console generale, quindi gli passo la parola per un saluto di benvenuto. Prego, signor console. Grazie mille Alessandro. Prima di cominciare, consentitemi di ricordare il collega Luca Attanasio, il carabiniere e l'autista che sono tragicamente stati uccisi in Congo, che hanno perso la vita. È stata una pagina davvero buia della storia del nostro paese, che spero davvero di non dover mai più rivedere. Ripeto, ringrazio l'avvocato Alessandro Gaglione. È un piacere ritrovarci ancora una volta assieme per un evento di orientamento in favore dell'ampia comunità legale italiana che si trova qui nel Regno Unito. E effettivamente noi insieme appunto ad Alessandro abbiamo propiziato tutta una serie di eventi che potessero in qualche modo coinvolgere la comunità legale, ma non solo, perché comunque ci hanno offerto la possibilità di ampliare il più possibile al sistema paese, anche quindi eventi di questo tipo per altre professioni. È vero, l'ultima volta ci siamo visti qui in Consolato Generale, mi piace pensare magari che un prossimo riusciremo a farlo ancora qui, tutti uniti, anzi ne sono sicuro, mi auguro il prima possibile, perché è sempre difficile abituarsi a questa forma di dialogo, che tuttavia è molto utile perché ci consente comunque di stare insieme.
Un ringraziamento e un saluto anche al presidente della Cassa Forense, l'avvocato Nunzio Luciano, gli avvocati Angelo Strano, Paolo Ilarioni e a tutti voi naturalmente che prendete parte a questo evento. Noi riteniamo che questa attività appunto di dialogo sia fondamentale al fine di mettere a sistema le numerose componenti appunto del sistema paese, del sistema Italia. Soprattutto nell'ambito della Brexit, che è inutile dirlo, cambierà per sempre un po' il nostro approccio a questo paese. Quindi quest'opera di collegamento, dialogo e collaborazione fra i professionisti che operano appunto nei forum britannici e gli enti legati alla vasta comunità legale è senza dubbio fondamentale in due direzioni. Il mondo, diciamo, è sempre più interconnesso e le questioni che si affrontano sempre più foriere di situazioni collaterali che si espletano, insomma, un po' oltre i confini dello Stato. Quindi nessun foro può dirsi propriamente nazionale o avulso dalla più ampia comunità legale europea o internazionalista che sia. In secondo luogo, sono convinto che le ampie collettività italiane all'estero e le professionalità che sono espresse devono essere proprio considerate come una risorsa per il nostro paese. E affinché ciò avvenga, è ovvio che debbano essere rafforzati i contatti, i legami, la collaborazione fra queste isole di italianità nel mondo e la madrepatria. Io dico che questa attività è un'attività che noi continueremo a svolgere, continueremo a portare avanti. Un po' nella logica della promozione integrata, cioè di quell'elemento fondamentale che accomuna tutte le caratteristiche che appartengono al nostro paese, da quella culturale a quella della ricerca, del fashion, insomma. Quindi tutte queste caratteristiche, e anche chiaramente le caratteristiche professionali, che voi esprimete molto bene, appartengono a quella che noi definiamo promozione integrata e che ci consente di fare in modo che il nostro paese all'estero, anche in una dimensione bilaterale, dovrà in questo quadro esprimersi e noi ne avremo ancora bisogno e continueremo a sostenerla. Soprattutto in questa fase dove con la Brexit dovremmo abituarci ad avere un nuovo approccio con questo paese perché chiaramente c'è una dimensione extraeuropea con la quale ci dovremo comunque confrontare, non più come cittadini europei. Questa non è più la nostra casa europea, siamo di nuovo al di fuori, seppure naturalmente è un paese amico con cui avremo tantissimo ancora da fare, con cui collaboreremo in maniera profonda, perché comunque se è al di fuori dell'Unione Europea è comunque un paese europeo. Quindi, come più volte sottolineato, parliamo di un'unione di intenti fra professionisti italiani che operano in Italia e all'estero e direi che appunto il primo passo è proprio in questa direzione. Io non voglio rubare altro tempo a questo evento tecnico che sicuramente offrirà ai partecipanti notevoli spunti di interesse. Io credo che, insomma, come per il passato c'è stata una forte partecipazione davvero importantissima. E sono convinto che anche se in una dimensione virtuale, tuttora c'è un forte interesse e una forte partecipazione, che noi comunque continueremo a sostenere come Consolato Generale d'Italia, nella dimensione, che ho detto prima. Quindi, auguro a tutti un buon lavoro e grazie comunque per questo invito. Grazie, grazie, molto bene. Grazie al Consolo Generale dottor Villani. Io poi volevo dire ai relatori che se ovviamente ci sono interessi, ci sono impegni o c'è necessità di allontanarsi, non c'è nessun problema, quindi potete semplicemente chiudere il collegamento e quindi allontanarvi. Quindi grazie ancora al Consolo Io non Generale. potrò ancora trattenermi moltissimo, caro Alessandro, ma sicuramente ancora vi ascolterò per un po', poi ho un altro impegno, ma insomma, sarò ancora qui con Perfetto, voi con perfetto. molto molto piacere come sempre. Grazie. Perfetto, grazie, grazie e soprattutto grazie del supporto, come ho detto, sempre per le nostre iniziative, per le iniziative della sezione della sede di Londra di AIA. A questo punto io passerei la parola, diciamo modificando
un attimo l'ordine degli interventi perché il presidente Luciano ha degli impegni, poi dopo ci dovrà salutare. Passerei la parola appunto al presidente di Cassa Forense, Nunzio Luciano, che ringrazio ovviamente per la disponibilità da sempre dimostrata nei nostri confronti e che prima di dare la parola volevo preavvisare, non è una minaccia, ma comunque volevo preavvisare che stiamo preparando una richiesta formale alla Cassa perché vorremmo richiedere la possibilità di una interazione diretta, adesso vedere nei modi, diciamo nelle modalità che riterrete più opportune, magari con un canale email dedicato, con una sezione apposita sul vostro sito, sul sito della Cassa, per quanto riguarda proprio le problematiche tipiche degli avvocati italiani che esercitano all'estero. Ma ecco, lascio la parola al presidente Luciano. Grazie Alessandro, un ringraziamento innanzitutto all'AIGA di Londra, all'AIGA nazionale, vedo il mio amico Antonio De Angelis collegato, per aver organizzato questo evento, un evento importante che ci avvicina ai nostri amici avvocati in Inghilterra. E voglio ringraziare, ne approfitto perché ho avuto modo già nell'altra occasione di apprezzare l'opera che sta svolgendo il nostro console generale d'Italia a Londra, per le parole anche che ci ha dedicato oggi, quindi un ringraziamento al console generale d'Italia. Oggi, accogliendo una richiesta dell'AIGA di sede di Londra sotto l'egida dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, di cui io mi onoro di essere amico di Antonio De Angelis, devo dire abbiamo accolto con grande favore la vostra richiesta di poter di nuovo dare un contributo, speriamo valido, ai colleghi che vivono in Inghilterra e che lavorano appunto in Inghilterra. Siamo presenti con due tra i nostri più importanti dirigenti, la dottoressa Paola Iragoni e il dottore Angelo Strano. Prendo atto, Alessandro, della vostra richiesta, che sicuramente già do in carico ai nostri dirigenti di vedere come fare, parlando con il nostro ufficio competente, e poi lo dirò anche qui all'ufficio di presidenza, per andare incontro a quella che sarà una vostra richiesta scritta che tu mi hai preannunciato poc'anzi. Su Cassa Forense mi fa piacere proprio dirvi due parole molto velocemente, anche perché vanno nella direzione di far crescere il sistema paese. Il ruolo dei fondi pensione sta cambiando, soprattutto quelle casse di previdenza, le fondazioni italiane, dei liberi professionisti in Italia, che si vedono raggruppati in un'associazione che si chiama ADEP. Spenderò anche due parole sull'ADEP, sul progetto dell'ADEP, che è l'associazione che raggruppa tutte le casse di previdenza, di cui in questo momento io sono il vicepresidente vicario, e mi occupo delle relazioni esterne e delle comunicazioni di questa importante associazione che raggruppa praticamente 1.600.000 liberi professionisti, con un patrimonio di questi enti che fanno parte dell'ADEP di oltre 80 miliardi. Stiamo dedicando anche parte delle nostre risorse a investimenti nell'economia reale, siamo importanti investitori in quasi tutte le società partecipate italiane, ma stiamo investendo anche nella economia, famosa economia green, in progetti di rigenerazione urbana, stiamo attenzionando molto il recovery fund, che sicuramente darà a questo paese una spinta importante della crescita. Speriamo che il nuovo governo, soprattutto avendo un grande presidente del Consiglio, possa dare subito risposte alle attese di tanti appunto italiani, soprattutto di tanti liberi professionisti. Il ruolo dei fondi pensione sta cambiando perché devono investire di più nell'economia del nostro paese. In Inghilterra, voi sapete, abbiamo anche fatto qualche investimento importante in un'ottica di diversificazione, un investimento che ci ha visto comprare un'importante libreria al centro vicino a Piccadilly Circus appunto a Londra, e ci stiamo muovendo anche molto per quanto riguarda le misure di welfare, perché noi qui la Cassa di Previdenza degli Avvocati non si occupa solo del futuro della previdenza e quindi di erogare loro una pensione, ma si occupa anche di dare una serie di misure di welfare che sono sia attivo sia passivo,
Passivo sono la possibilità che noi diamo agli iscritti di accedere a tutta una serie di convinzioni facendo leva appunto sui numeri che noi abbiamo. Questi numeri poi li stiamo iniziando a sommare con tutte quelle delle altre casse e stiamo dando vita a un progetto che si chiama WISE, l'acronimo inglese saggio, che significa fare insieme misure di welfare, di investimenti, servizi e Europa. Noi crediamo molto nei valori europei e pensiamo che dall'Europa anche i liberi professionisti possano trarre importanti finanziamenti che li possono aiutare appunto nella loro crescita. Allora abbiamo, dicevo prima, anche un importante ruolo nel welfare perché abbiamo delle polizze che diamo gratuitamente a tutti gli avvocati italiani, ma adottiamo anche misure di welfare attivo quando diamo, adesso stiamo per dare una banca dati gratuita giuridica a tutta l'avvocatura italiana, che è quella che usano i magistrati, e diamo poi tutta una serie di servizi di consulenza e di assistenza che diciamo il normale ente di previdenza non dà, proprio perché pensiamo che dobbiamo anche pensare al futuro degli avvocati, non solo in termini di pensione, ma anche e soprattutto in termini anche di formazione. Infatti penso che una grande sfida che ci sarà nei prossimi anni sarà quella della formazione di un nuovo tipo di avvocato, un po' in linea con quello che succede nei paesi anglosassoni. Quindi il ruolo di ente di previdenza non è solo quello di raccogliere i contributi per erogare pensione, ma un ruolo diverso, un ruolo più attivo, rivolto anche a sostituire lo Stato ed aiutare lo Stato su misure di welfare. Per il Covid abbiamo attivato oltre 20 milioni di risorse in favore dei colleghi che sono stati colpiti purtroppo dalla pandemia, e in qualche modo siamo stati loro vicini anche con le altre misure di assistenza che avevamo nel nostro regolamento dell'assistenza. Quindi in quest'ottica anche questo che stiamo facendo oggi è welfare attivo in collaborazione con l'AIGA sede di Londra, con i nostri, dicevo prima, due vari dirigenti. Speriamo di darvi tutta una serie di valide informazioni, di raccogliere anche quelle che sono le criticità per poi poter rispondere compiutamente e celermente a quelle che sono le vostre richieste. Io mi fermerei qui, Alessandro, scusandomi se devo andare via, ma alle 3:30 avevo già un importante impegno e augurandovi buon lavoro. Grazie, grazie, ti ringrazio molto a nome di tutti della disponibilità e della vicinanza della Cassa sempre alle nostre problematiche. E a questo punto, senza perdere ulteriore tempo, giro la parola al collega Antonio De Angelis, che è il presidente invece nazionale dell'AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Prego Antonio. Grazie Alessandro, ho accolto con grande piacere il vostro invito a salutarvi oggi in questo che ormai è un appuntamento consolidato per l'AIGA Londra, ma anche per l'AIGA Nazionale. Del resto l'AIGA Nazionale è particolarmente affezionata ad AIGA Londra, che è stata la prima sezione fuori dai confini che è stata costituita, e poi ne sono seguite altre, ma insomma il nostro primo esperimento di iniziare a guardare un po' oltre i confini nazionali siete stati voi, e quindi ci teniamo davvero tanto a far sentire la nostra presenza, la nostra vicinanza. In un momento molto particolare per l'avvocatura, non soltanto italiana, credo per tutti gli avvocati, per tutti i liberi professionisti del mondo, perché se è vero come è vero che siamo tutti coinvolti in questa vicenda legata alla pandemia, è altrettanto vero che, a mio avviso, questo è un insegnamento che Nunzio ci dà spesso, è quello di guardare con ottimismo alla nostra professione e alle opportunità che arrivano anche da vicende tristi come quella della pandemia. Io credo che il nostro mestiere, l'avvocato, sia destinato ad un profondo mutamento, e che questo mutamento abbia subito un'accelerazione profonda proprio a causa dell'emergenza sanitaria. Lo stesso strumento che stiamo utilizzando oggi, no? Quello delle piattaforme virtuali che ci consentono di svolgere riunioni che altrimenti sarebbe stato senz'altro molto più complicato
riuscire ad organizzare costituiscono un'opportunità anche di carattere professionale. Io da un po' di tempo a questa parte vado dicendo che i confini della nostra professione si stanno abbattendo giorno dopo giorno, e oggi noi dobbiamo, possiamo pensare, anche e soprattutto grazie all'utilizzo di questi strumenti, di poter svolgere la nostra professione non soltanto all'interno dei confini della nostra città, della nostra regione, della nostra nazione, ma oggi davvero possiamo più che mai iniziare a ragionare su una figura di avvocato europeo, ma anche di avvocato senza confini. Noi tra qualche giorno faremo un evento molto importante, l'abbiamo voluto ambiziosamente chiamare il Festival della Giustizia, e in una di queste tavole rotonde parleremo proprio dell'avvocato del futuro. C'è una sentenza di qualche giorno fa del Consiglio di Stato che ha detto una cosa molto importante, secondo me significativa, è stata criticata da una parte dei nostri colleghi, ma io credo che voi siate perfettamente in grado di poter coglierne la portata. È stato detto che un avvocato dal Consiglio di Stato, che un avvocato non deve necessariamente avere una sede fisica, ok? Non deve necessariamente avere un luogo, uno studio professionale, una stanza, un appartamento, un immobile presso cui svolgere la professione. Questo significa molto, a mio avviso, perché significa che davvero noi possiamo immaginare di svolgere il nostro lavoro in modo del tutto diverso. Se oggi arrivasse un cliente da Singapore, io sarei perfettamente in grado, perfettamente non lo so, ma insomma comunque potrei essere in grado di accogliere le sue istanze, di seguirlo, anche e soprattutto grazie a questi strumenti. E quindi ben vengano queste iniziative che ci avvicinano, anche se con riferimento a un settore, quello previdenziale, che non è, diciamo, no, un settore professionale in senso stretto, ma che sono davvero benvenute tutte queste iniziative che tendono ad abbattere quei confini che, a mio avviso, già noi, con la creazione per esempio di AIGA Londra, abbiamo iniziato ad abbattere, ma che dobbiamo davvero continuare ad abbattere per immaginare una professione in chiave moderna. E voi di questo siete senz'altro dei fautori. Vi ringrazio, anch'io tra un po' vi dovrò salutare, ma ci tenevo ad essere presente, a salutarvi, a salutare tutti voi, a ringraziare il console per l'ospitalità e a ringraziare Alessandro ed Andrea per il lavoro che stanno facendo, un lavoro eccezionale che sicuramente fa sentire gli avvocati italiani che lavorano a Londra un po' più vicini. Grazie. Ti ringrazio, grazie Antonio, grazie del supporto di AIGA. Sì, infatti sono sicuro che i colleghi si staranno chiedendo, parli, cioè rivolgendosi a me, parli di giovani avvocati, ma ovviamente non sei tu, nel senso, no, infatti non sono io, nel senso, io sono Io ho, come si vede, ho perso, diciamo, la qualifica di giovane avvocato, e adesso la sezione di AIGA Londra, che ho avuto il piacere e l'onore di fondare qualche anno fa, quando appunto ero un giovane avvocato, adesso è gestita magistralmente da colleghi, tra i quali dal collega Andrea Letto e da Giancarlo Moretti, che è qui appunto in rappresentanza di AIGA Londra, al quale passo la parola per un saluto. Lui è il vero giovane, è il vero giovane avvocato, non io, quindi prego Giancarlo. Ti ringrazio per il giovane e ti ringrazio anche per le belle parole, insomma. Alessandro è stato, direi, un pioniere, nel senso che, anche come, insomma, ha ricordato il nostro presidente De Angelis, è stato colui che, insomma, ha fondato AIGA Londra, ed è stata poi la prima rappresentanza appunto extra italiana di AIGA. Come AIGA Londra, uno dei nostri obiettivi è quello di aprire canali con le istituzioni forensi, e quindi, insomma, stiamo spingendo anche con Alessandro l'apertura di questa sezione anche sul sito di Cassa, perché riteniamo che sia molto importante comunque iniziare a rispondere a certi anche quesiti molto, molto elementari, insomma, i primi quesiti basici. Dobbiamo anche ricordarci, poi, come ha detto il console, il dottor Villani, che, insomma, ringrazio per l'ospitalità, anche se questa volta purtroppo è virtuale, non sia nella cornice del consolato,
Perché il quadro normativo previdenziale cambia con la Brexit, cambia molto, anche perché non sono più applicabili i due regolamenti, l'883 e il 987, e se già queste questioni prima erano complicate, adesso lo diventano ancora di più. E, noi come, insomma, come AIGA Londra, il nostro obiettivo naturalmente è quello di facilitare, insomma, questo dialogo che è importante non solo per il Regno Unito, ma riteniamo che sia importante, insomma, su scala più internazionale, su scala globale, anche perché più volte, insomma, anche parlando con Alessandro, ci diceva che questi temi non sono solo rilevanti rispetto appunto a Londra o rispetto alla realtà UK, ma ad esempio possono, insomma, sono anche rilevanti per avvocati che operano in altri paesi. Alessandro stesso più volte ci ha parlato di colleghi australiani che, bene o male, ecco, si trovano ad avere a che fare, insomma, con le stesse problematiche. Senza rubare troppo tempo, perché di carne al fuoco ce n'è e ce n'è tantissima, cederei, insomma, la parola a... Ritorno, perfetto. Giancarlo. Alessandro. Grazie, grazie veramente, grazie mille. Sì, infatti volevo dire che mi giungono voci, che poi non sono voci, ma in realtà... che abbiamo colleghi collegati dall'Australia, non mi chiedete che ore sono, comunque sono collegati, e dagli Stati Uniti, quindi da Chicago in particolare. Quindi diciamo che è una problematica, ovviamente noi oggi faremo un focus sul Regno Unito, ma guardando da un punto di vista italiano è una problematica comune un po' a tutti gli avvocati, e poi andremo poi nel vivo. Ultimo, ma non per questioni di importanza, ma per questioni di appunto logica negli interventi, voglio dare la parola a Pietro Molle. Pietro Molle è il presidente del Comites, il Comitato degli Italiani all'Estero di Londra, di cui faccio parte, di cui i colleghi che mi conoscono sa che sono un grande, diciamo, supporter e fan del Comites, inteso come organo di rappresentanza della comunità italiana, di tutta la comunità italiana in una data circoscrizione consolare, appunto verso le autorità diplomatiche e consolari di quella circoscrizione. Quindi non perdo occasione in ogni evento che ha a che fare con la comunità italiana negli ambiti più disparati di dare 30 secondi, nel senso, al presidente Molle, il quale è ovviamente sta qui da sta in Inghilterra da tantissimi anni, è una colonna, un pilastro della comunità italiana, e ci presenterà brevissimamente, se si può dire, il Comites, che cos'è e cosa fa, e poi magari faremo un evento appositamente sul Comites. Dopo l'intervento di Pietro andremo nel vivo delle materie che tratteremo oggi. Grazie Pietro. Sì, grazie, grazie Alessandro. Ringrazio anche l'AIGA per l'invito. Io non vi dico cosa fai, cosa farà il Comites, perché penso che Alessandro già ve l'abbia fatto avere in tutti i modi. Quindi dico solo che i temi che tratterete sono di particolare interesse, non soltanto per voi avvocati, ma anche per me, per esempio, perché per ben 35 anni mi sono occupato di previdenza e assistenza nel lavoro di patronato. Spero soltanto che la nostra collaborazione, che è iniziata negli ultimi anni, si consolidi anche nel futuro, soprattutto in prospettiva di tutti i problemi che la Brexit di sicuro causerà. E quindi vi auguro buon lavoro. Alessandro, rispettavo di 30 secondi. Pietro, ti ringrazio. So che poi mi bacchetterai perché ho detto 30 secondi, perché ogni volta fai così, però ti ringrazio veramente, perché ritengo proprio, lo sai, chi mi conosce lo sa, credo moltissimo nel ruolo del Comites, e quindi... e soprattutto tu appunto rappresenti le centinaia di migliaia di italiani, i 400.000 erotti registrati AIRE, più di altri, della circoscrizione consolare di Londra, e quindi ti ringrazio per la partecipazione. Allora, io direi, andiamo adesso nel vivo, perché vedo che stanno arrivando anche dei messaggi. A proposito di questo, io volevo dire, questo è un webinar, quindi è unilaterale, nel senso che i partecipanti non hanno, ovviamente non si vedono e non hanno la possibilità di intervenire, salvo che per messaggistica. Quindi, se io l'ho chiesto prima ai
dirigenti della Cassa Forense se appunto era possibile lanciarsi in questa diciamo situazione suicida di ricevere messaggi direttamente dai partecipanti, mi hanno dato l'ok, quindi quello che faremo, se ci sono delle richieste, che ovviamente però devono essere richieste che possano servire un po' a tutti, quindi magari chiediamo la cortesia di non scrivere appunto nella chat che trovate in basso a destra, di non fare richieste di carattere personale, perché per quello poi ci saranno, poi vi diranno altri canali che potete utilizzare. Se c'è qualche domanda che Giancarlo mi aiuterà nella chat appunto a filtrare per appunto per far sì che possa avere un carattere generale, quindi poter essere di aiuto a tutti i partecipanti, la prenderemo volentieri in considerazione, poi magari alla fine Giancarlo poi le porrà ai dirigenti di Cassa Forense che abbiamo. E quindi, passando appunto al cuore dell'evento, io innanzitutto ringrazio tantissimo la dottoressa Paola Ilarioni, appunto dirigente di Cassa Forense, e il dottor Angelo Strano, che con la dottoressa Ilarioni ci siamo conosciuti stamattina per la prova tecnica solamente online, purtroppo, mentre col dottor Strano ci conosciamo personalmente, perché è stato qui un paio d'anni fa, credo 2 o 3 anni fa, adesso non ricordo, in un altro evento, è stato qui a Londra, in un altro evento organizzato sempre da AIGA Londra, per quanto sempre sullo stesso soggetto, sulla stessa materia della previdenza appunto forense per gli avvocati italiani che esercitano all'estero. Abbiamo deciso di riproporre l'argomento proprio perché ci sono state delle modifiche, c'è stata l'unione dell'Unione Europea, quindi secondo noi è arrivato il momento di fare un po' un punto della situazione, appunto della situazione in cui ci troviamo adesso. Brevemente per inquadrare la questione, una parte generale, ovviamente tutti i colleghi hanno familiarità con le norme, i colleghi diciamo collegati, quindi partecipanti, hanno familiarità con le norme professionali. Ricordo che la nostra legge professionale forense prevede che gli avvocati italiani che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, poi si potrebbe fare un discorso un pochino più approfondito, magari vedremo e chiederò che cosa si intende per residenza, quindi mantengono l'iscrizione all'albo nel circondario del tribunale dove avevano l'ultimo domicilio in Italia. Quindi c'è la possibilità, viene riconosciuta la possibilità di mantenere l'iscrizione all'albo. Sappiamo che la semplice iscrizione all'albo comporta automaticamente l'obbligo di appunto contribuzione previdenziale forense. Sappiamo che fino a qualche minuto fa era, fino a qualche secondo fa erano applicabili i 2 regolamenti comunitari che ha citato Giancarlo, cioè l'883 e il 987, e poi in particolare l'883 prevede che, leggo testualmente, che le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Quindi una persona che esercita un'attività subordinata, autonoma, in uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato membro. Quindi questa è un po' più o meno, e poi chiederemo e vedremo come si coordina un po' l'uscita dell'Unione Europea del Regno Unito rispetto a questi regolamenti comunitari che tecnicamente non sono più applicabili, come ha detto Giancarlo. Quindi in particolare, poi chiudo un po' la panoramica, qui in Inghilterra, nel Regno Unito, poi ecco, scusate se mi uscirà sempre in Inghilterra, ma parliamo di Regno Unito, poi questa è una cosa che io tra l'altro quando insegno ci faccio molta attenzione, gli studenti, la differenza proprio geografica, nonché giuridica, tra Inghilterra, Regno Unito e Gran Bretagna, che vengono utilizzati come un po' come sinonimi, ma sono, specialmente per quanto riguarda la nostra professione, distinti. Faccio un esempio, sono solicitor, qui oltre ad essere avvocato italiano in Inghilterra non potrei esercitare la professione in Scozia, per esempio, dovrei fare un esame perché la Scozia ha un sistema giuridico diverso, non molto ma diverso, diciamo più orientato a molti più elementi di diritto civile, ma questo sarebbe anche carino poi organizzare qualcosa su questo in futuro. Allora, qui nel Regno Unito sostanzialmente l'esercizio della professione forense è stato, diciamo, da sempre possibile in maniera un po' diversa rispetto a quello che avviene in Italia. Per esempio, è stato possibile da sempre, o quantomeno da quando hanno costituito questi organismi, quindi mi sembra nel 2001,
svolgere la professione tramite una o in associazione con altri avvocati come soci di una LLP. La LLP è la Limited Liability Partnership, quindi, come dice il nome, tramite un veicolo giuridico che dà la responsabilità patrimoniale limitata agli avvocati che lo compongono. Oppure, ovviamente, è possibile anche come in Italia svolgere l'attività come sole practitioner, quindi come singolo avvocato. Diciamo che per quanto riguarda poi nelle materie ovviamente non cambia molto rispetto alla nostra argomentazione, ma qui si può svolgere l'attività di solicitor, dicevamo, quindi un avvocato italiano può cancellarsi dall'albo e l'italiano e svolgere solo attività di diritto inglese come solicitor oggi, oppure può fare il contrario, può svolgere solo l'attività di avvocato italiano, quindi fare solo diritto italiano qui in Inghilterra, può essere un registered foreign lawyer, quindi diciamo ci sono diverse possibilità, ma tutto questo non cambia la sostanza, perché faccio un esempio, il socio di una LLP, essendo la LLP, quindi questa Limited Liability Partnership, un'entità che opera sotto il regime di trasparenza, diciamo così, fiscale, la tassazione è in capo ai soci, quindi all'avvocato che viene equiparato quasi a questo punto all'avvocato singolo italiano, e quindi quando paga le sue tasse, quando noi paghiamo le nostre tasse qui, paghiamo ovviamente anche una parte di contribuzione per previdenziale, paghiamo il nostro national insurance, quindi pagando le nostre tasse. Stessa cosa fanno gli avvocati che non sono soci, quindi non sono soci di una LLP, ma sono associati in uno studio, e sono più o meno equiparati, possono essere equiparati o a dipendenti veri e propri, quindi anche qui abbiamo anche fatto e dovremmo fare, secondo me, approfondire anche la questione deontologica e tutto quello che ne viene dietro. Abbiamo fatto qualcosa in passato, ma dovremmo, secondo me, approfondirla. Quindi a dei dipendenti veri e propri, e quindi a seconda dell'accordo che hanno con lo studio, questa tassazione o viene in qualche modo regolata a monte quando si fa il contratto di collaborazione, quindi si stabilisce che, ancorché l'avvocato, che noi chiameremo monomandatario, diciamo a fine mese faccia una fattura allo studio legale, però magari nel netto già si prende in considerazione una deduzione che il datore di lavoro, chiamiamolo tra virgolette datore di lavoro, andrà a pagare la contribuzione. Oppure, se è un dipendente vero e proprio, il pagamento da parte del datore di lavoro dei contributi viene nelle vie normali di un contratto di lavoro. Cioè, in ogni caso, il punto che voglio fare è che, come la si giri, qui noi paghiamo, poi ovviamente questo è ancora più vero per gli avvocati che lavorano in-house, cioè gli avvocati che sono proprio dipendenti di aziende o società e lavorano nel loro ufficio legale. Quindi, come la giriamo, in poche parole, noi qui paghiamo nelle nostre tasse, che paghiamo noi come professionisti privati, o paghiamo come dipendenti, o paghiamo come associati, o ce lo paga il nostro datore di lavoro, paghiamo i nostri contributi previdenziali qui nel Regno Unito. Quindi, a questo punto io avrei, diciamo, degli argomenti che volevo trattare, e magari iniziamo con la dottoressa Pilarioni, se è d'accordo. Quindi, da questo quadro normativo, o così, diciamo, e anche un po' di fatto che io ho evidenziato. E diciamo che la domanda banale, semplice, per chi, diciamo, si è appena trasferito in Inghilterra, cioè l'avvocato italiano è tenuto a versare i contributi previdenziali in Italia alla Cassa Forense, anche se, diciamo, opera esclusivamente, perché questa è una domanda che mi fanno in molti, opera esclusivamente in Inghilterra, è solo iscritto all'albo in Italia e non fattura nulla in Italia? Diciamo, domanda di carattere generale, enorme, se potrebbe parlare, però ecco, primo punto per i colleghi più giovani magari che sono appena arrivati qua in Inghilterra. Grazie, dottoressa. A voi, grazie per l'invito, ringrazio tutti quanti, il console e l'organizzazione che ha pensato a noi, e vado direttamente alla risposta. Partiamo da una legge italiana, la legge 247 del 2012 ha riordinato l'ordinamento professionale forense, prevedendo per la prima volta nella storia italiana l'obbligatorietà
dell'iscrizione alla cassa in costanza di iscrizione all'albo. Quindi noi non facciamo altro che essere dei meri notari che registrano il fatto che l'avvocato è iscritto in un albo. Che questi poi eserciti, quindi che dichiari un reddito, che abbia una partita IVA aperta, per noi è indifferente, c'è un automatismo, l'avvocato è iscritto e lo iscriviamo. Poi ci sono agevolazioni a seconda del periodo di iscrizione, ci sono agevolazioni per i giovani che pagano il contributo ridotto, per i primi 8 anni di iscrizione presupponendo un reddito inferiore a 10.300 euro la contribuzione viene modulata e solo in caso di superamento di questo limite aumenta. Quindi ci sono tutte norme che agevolano il professionista anche quando all'inizio potrebbe esserci un'assenza. La domanda di quello. Mi perdoni? Posso continuare? Prego, 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 prego. Se evidentemente c'era un microfono. Okay. Grazie. E quindi dicevo, quindi noi iscriviamo il professionista indipendentemente dall'esserci o meno un'attività professionale. Addirittura iscriviamo il professionista pur conoscendo di una situazione di incompatibilità, dandone però poi tempestiva comunicazione all'ordine interessato territorialmente. Questo per dire come ci sia un automatismo rispetto alla iscrizione e cancellazione dall'albo. Quindi per trasferire il discorso all'avvocato che è iscritto in un albo italiano dichiara di esercitare esclusivamente in uno Stato diverso, uso volutamente la parola diverso e non parlo di Unione Europea perché farei una premessa, il Regno Unito sta fuori dall'Unione Europea. Rispondo anche ad alcune chat che ho visto di qualcuno che dice, mi si dice che i regolamenti, l'ha detto anche lei, l'883 e il 987, non si applicano al Regno Unito. Vero è. Tant'è vero che, se non sbaglio, c'è un accordo che è già stato esaminato dal Regno Unito per regolare appunto in prima battuta i rapporti commerciali, i servizi, e in questo accordo che, se non vado errato, è stato sottoscritto, l'accordo è stato firmato il 29 dicembre nell'Unione Europea, il Consiglio dell'Unione Europea. Il 30 dicembre l'accordo è stato ratificato dal Parlamento del Regno Unito e il 1 gennaio del 21 è entrato provvisoriamente in vigore un accordo sugli scambi commerciali. Faccio questa premessa perché lo stesso accordo prevede che per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali, ve lo leggo perché sono 3 righe, l'accordo non prevede il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e rimanda anche in questo caso a futuri negoziati limitati e settoriali. I cittadini del Regno Unito che esercitano le professioni di medico, infermiere, a noi interessa quella citata di avvocato, per le quali all'interno dell'Unione Europea è previsto il reciproco riconoscimento della qualifica, dovranno ottenere il riconoscimento in ogni Stato dell'Unione Europea in cui intendono operare, quindi non solo da noi ma in tutti gli Stati dell'Unione Europea. L'accordo prevede che l'Unione Europea e il Regno Unito possano in futuro concordare caso per caso e per specifiche professioni accordo per il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali. Quindi rispondiamo anche a chi ha fatto la domanda sugli accordi, rispondiamo anche che per il momento l'obbligo c'è in presenza appunto di una iscrizione nel nostro albo, ma questo però mi consente anche di fare una riflessione proprio su quello che lei, avvocato Gaglione, ha detto prima. Molti professionisti inglesi che vengono ad esercitare in Italia decidono appunto di cancellarsi dall'albo e esercitano solo in Italia. La stessa opportunità è consentita all'avvocato italiano che si trasferisce presso di voi. Ora, prima, quando facevate parte dell'Unione Europea e noi dialogavamo con il modello A1, che non è altro che una modulistica che ci consente di non diventare pazzi nella lettura di documenti, perché si vanno a rileggere certi campi una volta compilati secondo le regole, per noi quella è un'attestazione che il professionista esercita presso quello Stato e viene esonerato temporaneamente. Questo esonero temporaneo sappiamo che sono 2 anni più 1. E oggi il discorso però, proprio su quello che ha detto lei, porta proprio ad individuare che c'è una volontà del professionista, vuoi
del Regno Unito piuttosto che italiano, che decidono di mantenere l'iscrizione nei due albi. Molto probabilmente perché c'è un interesse anche ad esercitare in Italia, e il fatto che non ci sia reddito, questo è un altro discorso, poi andremo a vederlo. Quindi, oggi come oggi, noi, l'avvocato che è presente nei nostri albi, viene iscritto alla cassa. Fermo restando che poi saremmo disposti ad aprirci ad ogni dialogo, come ha detto anche il Presidente. Ma ciò che io trovo che sia un po' carente nella nostra normativa, e forse nella normativa un po' di tutti, è una regolamentazione in cui sia prevista presso ogni, parlo per l'Italia, presso ogni ordine, una sorta di elenco e registro dove vengano trasferiti gli avvocati che momentaneamente dichiarano di esercitare all'estero. Questo perché è una sorta di sospensione dall'albo ordinario, ma un albo particolare per queste figure. Questo potrebbe già dare un aiuto, però ovviamente noi siamo tecnici, questa è una decisione più di carattere politico perché investe vari argomenti. Quindi abbiamo parlato di questo, non so, vuole farmi delle altre domande specifiche? Sì, no, allora, sì, cioè, no, guardi, non le faccio vedere, i miei appunti, quindi diciamo per non spaventarla. Allora, no, però se lei fa domande io rispondo subito, non va faccio... Va benissimo, no, io le volevo dire, allora, volevo fare una nota per quanto riguarda il discorso della cancellazione all'albo e dell'interesse a esercitare, allora... Il punto è questo, molte volte però c'è un'ipotesi ibrida intermedia di professionisti che lavorano all'estero che non hanno, italiani ovviamente, cioè avvocati italiani che lavorano all'estero, non hanno l'interesse diretto ad esercitare in Italia perché non lo hanno, magari non hanno nulla, non hanno uno studio, hanno completamente trasferito famiglie per esempio qua in Inghilterra, ma hanno un interesse a spendere commercialmente. Uso il termine commercialmente che è bruttissimo quando si parla di professionisti, è orrendo, quindi mi scuso, però commercialmente il termine, perché il fatto di poter avere, sul biglietto da visita, il iscritto all'ordine di Roma, per esempio nel mio caso, o esolisto in Inghilterra, commercialmente rende il professionista più appetibile. Quindi, più che interesse a esercitare in Italia, c'è l'interesse ad essere iscritti esclusivamente o maggiormente per ragioni commerciali. E poi le lascio la parola. E sul secondo punto che ha detto, io sono un sostenitore da sempre, e tant'è vero che 2 anni fa invitammo la collega Carolina Scarano del CNF a Londra, e io lì feci la proposta ufficiale proprio di istituire. Io penso ad un ordine proprio, cioè come c'è l'ordine degli avvocati di Bari, di Milano, di Napoli, penso all'ordine degli avvocati non territoriale ma che sono iscritti all'estero, una specie di aire, non per quanto riguarda la residenza ma per quanto riguarda l'iscrizione all'albo. Però ovviamente questo è molto difficile, ma come ha detto lei, una sezione speciale, che già esistono le sezioni speciali dell'albo per, non lo so, per professore universitario o per altre, creare una sezione speciale autonoma per quanto riguarda gli avvocati che sono all'estero sarebbe sicuramente molto, molto utile. Quindi su questo siamo assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda. Quindi io per continuare un po' in questo argomento, poi passiamo magari ad altro sempre collegato, ma alla fine, perché io so che ci sono molti colleghi giovani che si sono iscritti e ci stanno seguendo, è possibile dare praticamente poi in pratica che cosa... quali sono gli obblighi previdenziali in termini di quando vanno pagati i contributi, come vanno pagati e se è possibile quanto, se partendo sempre dal presupposto che questi colleghi in Italia non fanno e non hanno assolutamente nulla, cioè che cosa, quali sono le scadenze, come vengono pagate, perché e quanto poi, se è possibile dare un'indicazione, cioè dei contributi minimi o comunque di quello che devono pagare i colleghi che non fanno assolutamente nulla in Italia. Certo. Allora, l'obbligo di iscrizione, come ho già detto prima, comporta il pagamento dei contributi per i primi anni in misura ridotta. Facciamo l'esempio che un giovane avvocato di 25-26 anni si iscriva all'albo nell'anno 2021, faccio l'esempio proprio dell'anno in corso, il contributo minimo in misura piena dell'anno 2021 è
2.890. Questo è il contributo minimo. Questo contributo minimo viene versato da tutti gli iscritti al regime. Nel caso del giovane iscritto, invece, questo contributo si riduce a 722,50 euro. Perché 722? Prima io ho accennato a delle agevolazioni per i giovani e per coloro che hanno un reddito inferiore a 10.300 euro. Quindi, ipotizzando sempre che l'avvocato di 25 anni si iscriva nel 21 e che, essendo il primo anno di iscrizione all'albo, con molta probabilità il suo reddito, tra l'altro non lo conosciamo, perché il reddito quando si conosce? L'anno successivo, e qui introduciamo l'obbligo dichiarativo, perché tutti gli avvocati che esercitano la cassa, oltre all'obbligo di iscrizione, hanno l'obbligo di comunicare il dato reddituale. Questo dato reddituale dell'anno 21 sarà comunicato nel 2022, nel settembre del 2022. Lì il giovane avvocato che nell'anno 21 ha già pagato 720 euro verificherà se il suo reddito è superiore a 10.300 euro. Nel caso superasse questo importo, automaticamente il sistema calcola una differenza pari alla metà per pagare 1.445 euro. Ma siamo ancora nell'ambito delle agevolazioni. Perché? Perché per i primi 6 anni di iscrizione il giovane, anche se superasse questo reddito di 10.300 euro, avrebbe comunque il contributo minimo fissato in 1.445 euro. Queste 1.445 euro, versate come agevolazione di un contributo ridotto, coprono però in misura percentuale un reddito di 19.200 rotti euro. Che corrispondono questi 19.000 euro però alla misura piena del contributo in misura percentuale di 2.890. Lo riformulo in un modo migliore. 2.890 euro che pagherebbe lei, che non è un giovane di 25 anni e che è iscritto alla cassa da più tempo, questo contributo le coprirebbe in sede di dichiarazione un reddito professionale di 19.267 euro. Qualora il suo reddito si contenesse entro questo importo, non deve versare niente come contributo soggettivo obbligatorio. Nell'eventualità venga superato, la contribuzione in Italia oggi è del 15%, quindi si pagherebbe un'eccedenza del 15%. Ma ritorniamo al 25enne. Il 25enne va a fare la dichiarazione. Ha 7.000 euro di reddito, il contributo versato di 722 euro per il contributo soggettivo copre il pagamento, non deve versare niente. Ma attenzione, questa agevolazione per reddito inferiore copre a livello di anzianità previdenziale solo 6 mesi. Per poter avere l'annualità intera deve pagare la differenza, quindi quei 1.445 euro. Il sistema, ovviamente, per chi non lo conosce, raccontato così, è complesso. Però se noi vogliamo fare alla fine un sunto proprio per giovani che si trasferiscono un attimo nel Regno Unito, decidono di mantenere l'iscrizione alla cassa, perché al momento dovrebbe essere questa la situazione, se l'avvocato in Italia non ha redditi ma viene con il titolo di avvocato per tutte quelle agevolazioni che ha anche nella spendita del nome, avvocato di Roma, avvocato nel Regno Unito, e questo gli consente di avere una maggiore visibilità e quindi di poter porsi a livello concorrenziale con altri avvocati in modo più allettante, perché ovviamente avrebbe più opportunità di un semplice avvocato che è solo iscritto nei vostri albi. Ecco che questo comporterebbe il pagamento, non avendo un volume d'affari, ma soltanto un'iscrizione all'albo, il pagamento di questo contributo nella misura ridotta al minimo di 700 euro circa, oltre il contributo di maternità che pagano tutti i professionisti iscritti alla cassa, anche pensionati, per il semplice fatto che è un contributo di solidarietà per la categoria delle professioniste che appunto hanno in corso, poi ti chiederanno una indennità di maternità. Quindi questo per il momento è il costo a reddito zero. 700 euro più circa 100 euro all'anno, la maternità oscilla qualche cosa in più, qualche cosa in meno. Esiste poi l'obbligo dichiarativo e su questo gli avvocati molto spesso difettano,
Quindi l'avvocato viene, si trasferisce, si deve ricordare che ogni anno, nel mese di settembre, almeno questo è il termine per il momento, ci deve dichiarare il reddito e il volume d'affari prodotto in Italia. Pertanto l'adempimento a cui debbono soggiacere è quello di entrare nel nostro sito attraverso l'accesso riservato, mandare la comunicazione del reddito pari a zero, volume d'affari pari a zero, e non sarebbero tenuti ad altro che al pagamento di quella contribuzione minima che abbiamo già riscosso. Questa situazione può durare a questi importi per 6 anni. Quindi nei 6 anni l'avvocato può fare anche scelte diverse. Mi trasferisco, rimango, ma se nulla cambia nella normativa e non ci saranno accordi bilaterali, ad un certo punto bisognerà fare una scelta. Mi cancello o continuo a pagare i contributi in Italia, a questo punto facendo anche una valutazione se sia conveniente anche esercitare in Italia, perché capisce bene che quando la contribuzione diventa piena, e per contribuzione piena io parlo di un contributo che è di circa 2.900 euro, a ciò ci aggiungiamo una maternità a 300 euro, insomma buttare 3.000 euro l'anno, perdoni l'espressione di buttare, però se non esercito, se questo è il costo di mettere sul biglietto da visita nel Regno Unito avvocato iscritto al Foro di Roma, è una valutazione che andrà fatta, e se conviene l'avvocato sicuramente la manterrà o meno. Però io mi auguro che la normativa possa progredire. Molti passi sono stati fatti da quando si parlava dei primi regolamenti dell'Unione Europea, e sono convinta che ne faremo altri. Mi faccio le domande, perché sennò io divento un fiume e continuo a parlare. Mi interrompa e mi faccio le domande. No, 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 anzi, va, è bellissimo. Io infatti quello che farei adesso, Giancarlo, non so se stai tenendo d'occhio magari la chat, se c'è qualche domanda in particolare che vogliamo fare, perché quello che mi è venuto in mente a me, comunque di confermare, è che ovviamente il caso di molti avvocati che lavorano qui è in Italia non hanno reddito, quindi quando lei si riferisce alla dichiarazione reddituale, ovviamente una dichiarazione reddituale inglese o comunque nel paese dove esercitano, ovviamente quello che hanno dichiarato nel paese. No. Dunque noi vogliamo conoscere il reddito prodotto in Italia. L'avvocato iscritto in un foro italiano dichiara noi il reddito prodotto in Italia. Quindi questo a noi interessa. Ecco perché ho detto il giovane che si trasferisce nel Regno Unito, per i primi 6 anni, atteso che la contribuzione è molto contenuta, perché uno dice va bene, ma io vado a fare esperienza, verifico, mi trattengo, decido di... Insomma, 6 anni sono un periodo di osservazione e di scelta che possono consentire veramente di fare le scelte proprio decisive per il futuro, e il costo a questo punto me lo accollo come se sono quei punto 700 euro più la maternità, arriviamo a 800 euro. L'adempimento quindi è quello di pagare la contribuzione minima. Mi ha chiesto anche come si paga, e faccio quindi l'esempio sempre del 2021. È un anno particolare per noi, perché a causa della pandemia nella legge di bilancio è stato previsto per l'Italia che i professionisti con un reddito al di sotto dei 50.000 euro siano questi esonerati dal pagamento dei contributi, perché interverrebbe lo Stato. Questo ovviamente è previsto nella legge. La legge di conversione sarà adesso nel 5 marzo, l'avremo. Non sappiamo però se dopo le nostre osservazioni, perché le casse professionali obiettivamente con lo stanziamento previsto in bilancio, non so di quanti miliardi ma è contenuto, non si copre il fabbisogno di neppure 2 casse previdenziali. Noi siamo tanti, considerati quelli della legge del 95 e quella successiva, le casse non ce la fanno con questo importo così contenuto. Quindi delle due l'una: o il contributo, il limite dei 50.000 euro sarà rivisitato, potrebbe essere ridotto, potrebbe addirittura non essere approvato il decreto per questa parte. Quindi noi abbiamo sospeso il pagamento dei contributi minimi quest'anno, perché potrebbe appunto pagarli lo Stato ad alcuni professionisti. Le scadenze però naturali sono il 28 febbraio, il 30 aprile, dire quanti giorni ha, 31? 30. Nessuno l'ha mai saputo. Aprile 30, faccio come i bambini, il 30 aprile, il 30 giugno e il 30 settembre. Queste sono le scadenze, ma l'obbligatorietà è fissata al 30 settembre. Se l'avvocato dopo il 30 settembre non paga, c'è una sanzione.
come se non manda il modello 5 c'è una sanzione. Parliamo di sanzioni non molto elevate, però insomma uno le può evitare considerando appunto gli importi contenuti. Perfetto, la ringrazio. Allora io proseguirei in questo modo, se siamo tutti d'accordo. Siccome tutti noi abbiamo accesso, non, diciamo noi relatori abbiamo accesso alle domande, alla chat, io passerei con una domanda più difficile al dottor Strano, così almeno, e nel frattempo le do la possibilità di, se vuole, di magari leggerci un pochino le domande, un po' la chat, ed estrapolare magari dei chiarimenti o delle aggiunte che magari vuole fare rispetto alle domande o comunque ai messaggi che sono arrivati. Magari parliamo, ecco, se per lei va bene, così la può leggere in basso a destra e poi magari può dare questi chiarimenti. D'accordo. Grazie. Invece, per quanto riguarda le domande difficili, appunto, al dottor Strano, c'è un'altra situazione che si sta verificando. Io infatti avevo messo l'altra domanda prima, però diciamo le faccio prima quest'altra che è più attuale. Un po' per la Brexit, un po' per questa pandemia, un po' per nostalgia di casa, un po' per quello che vogliamo, si sta verificando che molti italiani stanno ritornando appunto in Italia, cioè stanno lasciando il Regno Unito e stanno tornando in Italia, probabilmente a vivere, a lavorare, e per quanto riguarda noi a fare l'avvocato in Italia, dopo aver magari fatto esercitato come solista qua in Inghilterra per tanti anni. Ora la mia domanda è questa: esiste, cioè chi decide di tornare, e ovviamente poi sarà pienamente assoggettato alla normativa previdenziale italiana, ma esiste una sorta di, io uso il termine tra virgolette, ricongiungimento che l'avvocato italiano può avere rispetto ai contributi che ha versato qua in Inghilterra, magari 10 anni di versamento contributi qua in Inghilterra, se lo può fare? E poi materialmente che cosa vi deve portare, le tasse pagate, non lo so, ecco, se ci può illuminare un po' su questo, per favore, grazie. Intanto, scusate, buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie al console, grazie a lei, avvocato Caglione, grazie a Laica per questo bel evento. Io conservo sempre un bellissimo ricordo dell'esperienza fatta nel 2018, non solo per l'evento stesso, ma anche per il calore trovato, insomma, da parte mostrato da parte vostra, di questo io vi ringrazio. Purtroppo la situazione è molto cambiata rispetto al 2018, proprio per questo discorso della Brexit, quindi molte cose che dicevamo all'epoca oggi purtroppo non sono più attuali. Come diceva la dottoressa, purtroppo mancando l'applicazione dei regolamenti 883 e 984, quello che sia, e c'è qualche problema a mettere in atto tutte quelle politiche di sicurezza sociale, in materia di sicurezza sociale, che erano previsti da parte dei regolamenti. Come fare? È una bella domanda. Oggi non abbiamo molte possibilità, se non quella di avere degli accordi bilaterali con, come esistono con tanti altri paesi nel mondo. Per esempio, ne prendiamo uno, gli Stati Uniti. C'è un accordo che risale al 73 proprio in materia di sicurezza sociale, dove proprio in quell'accordo fu scritto, pensato esplicitamente di dare la possibilità al professionista di optare per una delle due previdenze. Io ho letto nelle chat che qualcuno giustamente si lamenta del fatto che non è giusto versare due previdenze, perché poi la sostanza rimane questa, c'è una previdenza versata nel Regno Unito e una previdenza versata in Italia. I regolamenti europei erano a tutela proprio di questo, perché vietavano questo obbligo di una doppia previdenza. Purtroppo, essendo usciti dall'Unione Europea, ci dobbiamo rifare unicamente a accordi bilaterali laddove esistono, perché non pensiamo solo al Regno Unito, ma pensiamo anche all'avvocato che è andato a esercitare in Brasile, piuttosto che in Argentina, piuttosto che appunto in Australia o in Cina, eccetera, eccetera. Quindi questa, purtroppo c'è questa possibilità, o meglio, è bene che ci sia questa possibilità, però dal punto di vista previdenziale gli accordi bilaterali sono ben pochi, ci sono molti accordi dal punto di vista finanziario e commerciale, ma previdenziale è difficile trovare degli accordi previdenziali in giro per il mondo. Gli Stati Uniti fanno un'eccezione e sono un bel esempio eventualmente da seguire. Quindi, per tornare poi noi nell'essere attuali, gli istituti della ricongiunzione, piuttosto che della totalizzazione, ma aggiungo il nuovo istituto del cumulo, quindi a livello previdenziale, sono tutti istituti che sarebbe stato possibile utilizzare nel momento in cui si rientrava nell'ambito europeo. Quindi siamo un po' in difficoltà
da questo punto di vista a dire se si può utilizzare o non si può utilizzare. Oggi direi non si possono utilizzare, però vorrei lasciare anche uno spiraglio di, insomma, di ottimismo per i colleghi, soprattutto i giovani che versano nel Regno Unito e che si sentono obbligati a versare in Italia. Questa contribuzione che loro verseranno in Italia non è che è a fondo perduto, cioè comunque maturerà un diritto a una prestazione. Il minimo per questa prestazione sono 5 anni, quindi ci vuole un versamento di almeno 5 anni per poter poi comunque maturare un diritto a una pensione, a una prestazione. Quindi non è che sono del tutto persi. Capisco che chiaramente la doppia contribuzione può dar fastidio, siamo d'accordo, però come la diceva la dottoressa, in questo momento è un po' una scelta di vita. O meglio, può essere un obbligo invece, perché chi vuole utilizzare il titolo deve rimanere iscritto all'albo italiano. Quindi qui rimane veramente una scelta di vita importante. Fermo restando che l'iscrizione alla cassa e quindi la contribuzione, eventualmente solo la contribuzione minima per chi non produce reddito in Italia, comporta comunque un effetto previdenziale, perché dopo 5 anni, al compimento dell'età anagrafica prevista, maturerà il suo diritto a pensione, oppure ci sono le pensioni intermedie, oppure c'è tutta l'assistenza. Quindi bisogna un po' capire da che parte pende, insomma, l'ago con questa bilancia, se conviene o non conviene. Cioè il pagare solamente, il pensare che il pagamento del contributo sia una tassa obbligatoria è un po' fuorviante, perché questa contribuzione serve comunque a qualcosa, in ogni caso. Serve anche dal punto di vista previdenziale. Quindi noi oggi facciamo operazioni di cumulo, per esempio, con gli Stati Uniti, li abbiamo fatti, contribuzioni versate negli Stati Uniti, di avvocati che poi ritornano in Italia. Quindi c'è questa possibilità, tecnicamente esiste, manca l'accordo tra le varie nazioni. Quindi qui bisogna farsi forse promotori in qualche modo affinché questi accordi vengano siglati il prima possibile, sulla scorta di quello che prevedevano poi i regolamenti europei. Chiaro, no, ma è molto, molto chiaro. Nel frattempo che la dottoressa Ilarioni continua a leggere la chat, io le faccio la seconda domanda, che poi è collegata, okay, e riguarda praticamente il lato opposto, perché comunque rimane anche molto alta, molto alto il flusso di emigrazione dall'Italia nel Regno Unito, almeno per quanto ci riguarda. Quindi questo discorso vale anche per questo? Vale in tutti e due sensi, praticamente. Okay. Sì. Ok, quindi diciamo che i contributi versati alla cassa in Italia durante appunto la permanenza in Italia, tecnicamente non c'è questa possibilità, almeno così automatica, da quello che ho capito, di ricordare. Ad oggi no, purtroppo ad oggi no. Ad oggi no. L'essenza di questi accordi bilaterali, abbiamo un po' le mani legate da questo punto di vista. Ok, e quindi si rientra nell'ipotesi nella quale il collega, che magari il collega o la collega che hanno lavorato in Italia, vengono qui in Inghilterra, tagliano i ponti, come si usa dire, quindi non lavorano più in Italia, ma rimangono iscritti all'albo, torniamo sempre nella posizione in cui... Dal punto di partenza, quindi iscrizione all'albo e tutto il resto. Esatto. Diciamo oggi l'età per andare in pensione si è un po' elevata, andiamo a 70 anni in pensione, professionista italiano con la regola attuale, ci sono altre scadenze, però diciamo andiamo a regime, si va a 70 anni in pensione con 35 anni di anzianità, questo è il cappello, diciamo, la pensione di vecchiaia classica, però c'è anche la pensione contributiva, che servono almeno 5 anni di iscrizione cassa, sempre a 70 anni, e si prende una prestazione previdenziale. È chiaro, dipende, quando parliamo di pensione contributiva è rapportato al contributo versato, quindi anche lì bisogna capire quanto si dichiara in Italia e quanto si versa per poi avere un trattamento previdenziale. Certo, guardi, grazie, io la ringrazio sempre della chiarezza, io continuo, non nella chat, ma continuo nella mia chat del cellulare a ricevere messaggi abbastanza diretti, mettiamola in questo modo, che non arrivo. Siamo qua aperti a tutto. Che non divulgherò mai, ma che praticamente alla fine dicono in sostanza non c'è speranza. Siamo... No, non è vero, non bisogna essere così negativi. Sono un ottimista di natura, avvocato, lei lo sa, ci siamo incontrati, sì. Quindi sono ottimista di natura. Adesso perché paghiamo lo scotto che fino a ieri era in un certo modo e oggi purtroppo non c'è più quella regola, ma se uno dei vostri iscritti fosse andato in Argentina come primo, diciamo, esperienza, si sarebbe trovato nella stessa situazione già dal primo momento in cui
se fosse recato in Argentina. Quindi qui purtroppo si paga lo scotto che fino a ieri c'era la tutela data dai regolamenti europei e oggi purtroppo questa tutela è venuta meno. Vabbè. Quindi dobbiamo gestire questa assenza. È chiaro. Va bene, allora io prima di arrivare agli ultimi due punti volevo sapere se la dottoressa Ilarioni aveva avuto modo un po' di farsi una lettura dei messaggi, diciamo, edulcorandoli un pochino per l'uso pubblico. Prego. Ho letto. Guardi, la preoccupazione è un po' di tutti, è perché tutti chiedono. Innanzitutto lamentano l'ingiustizia, questo è stato percepito, lamentano l'ingiustizia del pagamento di una doppia contribuzione. Questo compare. Poi c'è un po' di confusione, forse dovuta alla cattiva esposizione mia, perché l'obbligo di iscrizione alla cassa c'è per il semplice fatto che sono iscritta all'albo, che siamo iscritti all'albo. Quindi da lì nasce l'obbligo contributivo. Qualcuno mi dice, allora io sono destinato a pagare 3.000 euro per sempre. No, abbiamo fatto un discorso diverso. È una scelta al momento, ma anche se ci fosse un accordo, adesso arrivo a dire, e io mi auguro che questo arrivi quanto prima, questo accordo non può esonerare vita natural durante se non interviene una normativa di carattere generale che regolamenti. Ha visto prima, abbiamo ipotizzato insieme un albo, un registro speciale dove gli avvocati vengono trasferiti esonerandoli dal pagamento dei contributi dall'albo ordinario all'albo, chiamiamolo, degli avvocati che esercitano in un paese extraterritoriale. E quindi che sia Unione Europea, che sia Regno Unito, Stati Uniti, non importa. Oggi però la norma italiana, noi abbiamo un diritto, diciamo, il diritto europeo e sovranazionale, poi alla fine della fiera ognuno di noi dentro il nostro territorio rivendica un'autonomia normativa, un'applicazione della norma, di accordi e così discutendo. Vorrei rassicurare però in modo particolare i giovani. Allora, è vero che sono obbligati al pagamento dei contributi, seppure in misura ridotta, fin tanto che non ci sia una decisione su come esercitare la professione. È impensabile mantenere un'iscrizione in un albo italiano oggi. Ma questo vale anche per i nostri avvocati. Io arrivo a dire che se un professionista fa il commercialista, il commercialista e l'avvocato, è tenuto ad iscriversi alla cassa obbligatoriamente. Dal 2014 non esiste, anzi dal 2012 non c'è più questa possibilità. Quindi occorre una normativa di carattere generale per parlare di esonero a livello di professione. Oggi invece possiamo solo auspicare che intervenga qualcosa e in tempi veloci per esonerare per un certo numero di anni, un po' quello che accadeva prima, anche prima accadeva con il modello A1. Il pagamento dei contributi poi, fra l'altro, non comporta la perdita dei contributi. Ho letto di una professionista che dice sono stata iscritta per 10 anni più il riscatto di laurea, questi contributi sono persi, posso avere anche una piccola pensione. L'ha detto anche il collega Angelo Strano, non si perdono i contributi, se ci sono almeno 5 anni di versamenti contributivi questi daranno diritto ad una pensione seppur minima. E poi in un mondo perfetto, proprio perché sono giovani, hanno 25, 30 anni, 35, ma da qui a quando ci sarà il momento del pensionamento, noi non possiamo immaginare ad una sorta di ricongiunzione, di totalizzazione anche per i professionisti. Cioè il mondo del lavoro si sta muovendo, quindi io mi preoccuperei più per i professionisti di, non giovani, ma i professionisti un po' più affermati che hanno alle spalle un'esperienza e sono costretti a contribuire presso le due gestioni per mantenere il titolo. C'è una preoccupazione e lamentano un'ingiustizia. Noi sappiamo benissimo che l'ingiustizia nella norma, seppure tutela 100 posizioni, ne va a ledere una, chi si lamenta ritiene che la norma è ingiusta. Certo, vista dal giovane che si mette nel mondo del lavoro, si trasferisce all'estero, è tenuto a pagare la contribuzione in uno Stato e anche nel suo Stato di origine, viene vissuta come un'ingiustizia. Però noi al momento non abbiamo altre soluzioni. La cosa che possiamo fare, e invece io mi sono ripromessa di farlo, è che ho notato che da parte del, chiamiamolo così, istituzioni del Regno Unito,
c'è molta difficoltà ad agevolare i nostri cittadini italiani, questo lo devo dire, e questa cosa a me è dispiaciuta molto, tant'è che io ogni posizione che adesso vedo con un collaboratore in particolare ci stiamo attenzionando, sto cercando di esaminare le singole posizioni per eventualmente sottoporle alla giunta esecutiva, che è il nostro organo deliberante, per cercare di aiutare quei professionisti che si trovino in difficoltà perché non vengono rilasciate neanche le attestazioni. Perché io capisco che non mi dai il modello A1, però se tu, Regno Unito, autorità competente, mi rilasci una certificazione che l'avvocato Mario Bianchi esercita da voi, che c'ha lo studio lì, che mi manda le fatture di quanto guadagna, perché non applico i regolamenti che prevedono questo, ma posso prendere a prestito quelle norme e secondo buon senso applicarle fin tanto che non c'è una regolamentazione. Bene, io questo sto cercando di farlo e mi impegno a farlo. Certo, l'avvocato non mi deve dire no, io esercito qui, mi deve mandare pezze d'appoggio, quindi certificazioni, attestati del reddito che producono, proprio per cercare di esonerarli temporaneamente da un obbligo di iscrizione alla cassa fin tanto che non ci siano accordi a livello appunto nazionale. Questo è quello che io posso fare. Poi il collega Strano che cura le pensioni ora, e quindi giustamente le richieste totalizzazione e pensioni, credo, conoscendolo, che abbia un approccio simile al mio. E quindi siamo pronti ad aiutarvi, fateci le richieste. Stamattina abbiamo con lei, l'ha detto Angelo Strano, chiesto mandateci pure l'elenco dei professionisti che hanno difficoltà. Noi le esamineremo, le valuteremo. Questo per cercare di dare una risposta a tutti quanti, perché se solo i partecipanti, gli spettatori sono 53, rispondere a 53 persone non è per noi difficilissimo, compresi i suoi messaggi che lei non pronuncia. No, ma assolutamente, no, assolutamente, grazie. E io farei in questo modo allora, posto che purtroppo innanzitutto il tempo è sempre quello che è, adesso dobbiamo avviarci, abbiamo un altro paio di questioni, poi dobbiamo avviarci verso la conclusione perché altri colleghi hanno preso impegni e quindi si stanno incominciando, diciamo, ad allontanare. Io farei in questo modo, posto che ovviamente la soluzione sarebbe sicuramente a livello più alto, quindi accordi o modifiche normative anche di diritto interno italiano, quindi faremo le nostre pressioni e le nostre richieste nelle sedi competenti. Per quanto riguarda la vostra disponibilità, che io stesso ho frenato un pochino questa mattina e lo riconosco, ma se siete così disponibili mi farete sapere. Che poi rientra un po' in quella richiesta che prepareremo per il presidente Luciano. Se mi fate sapere un indirizzo email, magari al quale poter convogliare queste richieste dei nostri, quindi dei colleghi qui nel Regno Unito che hanno problemi particolari, io farò in modo magari di raccogliere queste richieste e di inoltrarle o se mi autorizzate di dare ai partecipanti direttamente l'indirizzo email al quale fare riferimento, e quindi, ripeto, non sono, come ha detto lei, non sono tantissimi, quindi magari potrete in questo caso gestirle, con il sogno sempre di, l'obiettivo di sollecitare il Consiglio Nazionale Forense per almeno la creazione, visto che credo, adesso non vorrei lanciarmi in campi che non sono miei, ma credo che non ci sia necessità di modificare la norma, perché credo che la sezione speciale possa essere magari fatta a un iter, magari un po', non lo so adesso, questo non lo so, magari proviamo a sollecitare chiunque dobbiamo sollecitare nelle sedi opportune per creare almeno una sezione dell'albo dedicata agli avvocati italiani all'estero. Chiudo con un'altra problematica che mi è venuta in mente. Come sappiamo, praticamente il CNF si sta muovendo nella direzione, c'è una tendenza nel richiedere, ovviamente, per, diciamo, al fine di determinare chi esercita veramente la professione di avvocato, uno dei parametri è appunto la contribuzione forense. Ora, questo come si concilia, o se non ci sono problemi riguardo alle, per esempio, alle agevolazioni di cui parlava la dottoressa Ilarioni prima? Cioè, voglio dire, se il Consiglio Nazionale Forense, per determinare se un avvocato esercita veramente o no, vede appunto, controlla la contribuzione, se questa contribuzione è così bassa o comunque così agevolata, bassa tra virgolette, rispetto a un avvocato che esercita in Italia, non è che poi il Consiglio Nazionale Forense diceva guarda che tu non stai esercitando e ti cancello dall'albo, allora, per dire.
se posso rispondere a questa, che mi aiuta anche questa domanda a rispondere, ho visto una delle chat, una domanda fatta da un'altra collega. E qui rientriamo nel campo della quella che una volta si definiva l'attività, la continuità dell'attività professionale, che, una, che era gestita e dall'ordine ma anche dall'ente, quindi dalla cassa, ai fini di poter poi concedere la pensione. Infatti un intervento è stato proprio ma per validare l'anno e per avere poi la pensione c'erano dei criteri, una volta c'erano questi criteri, ma la 247, la legge prima che citava la dottoressa, ha diciamo ha indirizzato come titolare di questo diritto, quindi se validare o meno l'anno, di renderlo continuativo agli ordini, cioè ha demandato agli ordini l'accertamento della continuità professionale. Quindi noi come cassa non accertiamo più questo, quindi anche per noi, per esempio per rispondere alla collega, anche un anno con reddito zero, dal 2014 in poi, anzi anche dal 2013, è un anno valido ai fini previdenziali, quindi matura il diritto alla pensione. Quindi quando io parlavo di 5 anni validi minimo per la pensione contributiva, anche con reddito zero si ha diritto a una contribuzione, a una pensione seppur minima, calcolata sui contributi minimi versati. Quindi non c'è più il concetto di continuità professionale, almeno dal 2013 in poi, per gli altri anni ancora esiste. Quindi questo che vuol dire, riferito a quello che sta facendo il CNF, che sta dettando un po' i criteri per definire questa continuità professionale? Che se la conseguenza di questo sarà la cancellazione o la sospensione, adesso poi andrà a vedere, dagli albi per questo motivo, e automaticamente ci sarà la cancellazione dalla cassa. Quindi noi veniamo un po' di conseguenza rispetto a quelle che saranno le decisioni prese dal CNF e dal consiglio, dei vari consigli degli ordini. Quindi non siamo più noi come cassa a dire quest'anno è valido o non è valido, se è pagato contributi o no. È chiaro che poi il pagamento dei contributi rientra in un'altra sfera, che è quella della regolarità contributiva, al fine di poter godere poi del trattamento previdenziale. Quindi se da una parte non rileverà per la continuità professionale per CNF agli ordini, rileva comunque ai fini poi del diritto a maturare la pensione. Quindi l'iscrizione di per sé non matura niente, si matura al momento in cui c'è anche la regolarità contributiva. Quindi questo per unire un po' i due discorsi, quello che una volta era la continuità professionale, oggi la 247 ha demandato questo compito ai consigli degli ordini e il CNF sta dettando un po' le regole. Quindi poi se l'ordine cancellerà dai suoi elenchi professionista perché uno dei criteri fissati dal CNF, tra cui nei quali ci può essere anche la regolarità contributiva, non è rispettata, di conseguenza ci sarà la cancellazione della cassa. È un po' un circolo vizioso, nel senso è un po' un cane che si morde la coda, perché poi bisogna vedere tutti gli aspetti, perché poi se questa regolarità c'è per un anno sì, un anno no, adesso io vado un po' avanti, no? Quindi, poi vediamo. Okay. Però si vedranno gli effetti, però il concetto della continuità professionale è stata demandata ai consigli degli ordini in questo momento. Perfetto. Allora, io mi devo scusare, ma dobbiamo chiudere il collegamento. E io, ecco, perché vedo che sono molti colleghi anche stanno scrivendo, e quindi, perché abbiamo dato un orario, quindi come abbiamo fatto a Londra l'altra volta, si ricorda, dottor Fra, non riusciamo mai, perché l'argomento meriterebbe ore e ore di conversazione, poi bisognerebbe appunto impostarlo una volta per tutte questa ipotesi di un albo. Io penso addirittura proprio che si chiami ordine, proprio come c'è l'anagrafe degli residenti all'estero e l'anagrafe dei residenti a Roma, così ci deve essere gli iscritti a Roma e gli iscritti all'estero, secondo me. Comunque, questo poi andrà visto. Io, se prendo al volo la vostra disponibilità che avete confermato, quella di poter o inoltrare ai colleghi che hanno partecipato un indirizzo email dedicato, comunque uno dei vostri, quello che darete voi, o di inoltrare direttamente a voi le richieste, comunque di aprire un po', comunque di mantenere questo canale che già poi mi risulta essere stato aperto col nostro convegno di 2 anni fa, perché so che molti l'hanno contattato. Sì, molto proficua quella. Lo so, lei ha lasciato il suo indirizzo email. Quindi... A tal proposito, io non ho problemi a lasciare il mio indirizzo email, e quindi lo dico, è strano, @cassaforense.it, tutto attaccato. L'unica cosa che chiedo è che magari di non aspettarsi una risposta nell'immediato, perché dateci il tempo di esaminare le posizioni, dopodiché noi comunque rispondiamo. Poi è chiaro, se è un argomento più urgente perché la posizione merita
più attenzione, saremo i primi a valutarlo e a vagliarlo, però io non ho nessun problema a dare le mail e quindi a mettere a disposizione sia sua che dei colleghi che vorranno utilizzarla. Perfetto, allora io magari la rigiro anche per iscritto ai partecipanti, se mi dà l'autorizzazione. Certo. Io niente, vi ringrazio veramente per la disponibilità, perché nonostante quello che faceva riferimento il presidente dell'AIGA, Antonio De Angelis, prima, che oggi viviamo in un mondo telematico, quindi dove uno si aspetta la possibilità di poter interagire, a livello istantaneo, di poter avere le informazioni, ma non è sempre così, quindi la difficoltà di interazione rimane, quindi avere questa apertura da parte vostra, cioè mettersi anche un po', io mi permetto di dire, in gioco, cioè scherzando anche sui messaggi, minatori, tra virgolette, scherzando, dei colleghi, è un segno di grande maturità e di interesse e di soprattutto attaccamento al proprio lavoro e alle sorti anche poi dei colleghi, perché comunque, come abbiamo già detto, questi contributi, adesso giusto o non giusto, pagabili o non pagabili, poi a questo è comunque qualcosa che, cioè, non stiamo buttando nel fiume, esatto, i nostri soldi, quindi comunque c'è anche da dire. Un salvadanaio. Bene. Io da parte mia vi ringrazio, da parte ovviamente anche di tutti i colleghi che in qualche modo rappresento e che hanno partecipato a questo evento, e vi do appuntamento. Secondo me ci vedremo o ci sentiremo su questa piattaforma, se sarete disponibili, molto volentieri, da parte mia molto volentieri. Prima di chiudere, se me lo consente, le lascio anche un indirizzo mail, perché le domande forse saranno canalizzate, penso, più sulle pensioni, sul collega Angelo Strano, sulle iscrizioni, così le dividiamo subito e rispondiamo anche in tempi più veloci. Le do un indirizzo mail del mio servizio, normativa.ic@cassaforense.it. Quindi per le domande che attengono l'iscrizione sul pagamento dei contributi. Grazie per l'ospitalità. Molto bene, grazie a voi. Poi questi indirizzi li ripetiamo magari poi Giancarlo nelle nostre comunicazioni per iscritto, così li possono prendere nota tutti. A questo punto vi ringrazio, vi saluto, chiudo il collegamento. Grazie a voi. E alla prossima. Tornare a vederci presto. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie. A presto. Buona serata.